calci non ci sono come a Roma. Io non credo che si possa andare fino in fondo, a meno di un crollo, ma è difficile. Ha inizio il terzo set, un set pari. Qui praticamente si può andare avanti ancora un'ora, in un'ora due set non ce la fai a metterle a segno. Siamo ai limiti proprio, eh? E primo punto per Sampras. Sai, il rischio è che adesso si ridimensioni i rafter. Guarda che palla ha messo sulla riga, gli è andata bene. 15-0. Devo considerare che... Sì, certamente Rafter è un grandissimo atleta, però contro Agassi ha speso moltissimo. Un match durato 3 ore e 18 minuti, 5 set durissimi anche sotto il profilo nervoso. E l'altro invece ha dato 3-7-0 a Fochkov. Però lì siamo 4 punti a 1. 15-30. Capito? Lì è proprio una questione, non credo che sia neanche stanchezza nervosa, proprio ti rendi conto del grande traguardo che puoi raggiungere e hai No, no, certamente, tre, ma io lo dicevo in prospettiva, in un eventuale quinto set, ecco, potrebbe riaffiorare un po' di stanchezza di una semifinale durissima di Rafter. Ma lui se perde questo match può proprio rammaricarsi di quel 1-4, mamma mia. Un vantaggio magico. Sai, l'altro adesso diventa una belva. Commette un errore anche lui incredibile, perché invece di toccare il lungo linea tenta di sorprendere in contropiede. Questo che era un punto comunque importante, come sempre è importante il primo game di ciascun set, perché poteva portare Sampras sul 15-40. La prima di Rafter, 40-30. Questa è la risposta che fa male. Deuce. Si gioca da un'ora e 50, naturalmente le interruzioni non vengono calcolate, questa è proprio l'ora di gioco. Sono le 7.49, si potrà continuare secondo me al massimo per un'altra ora. Controlla Rafter dopo un'ottima prima volée. Nuovo questo lancio è costretto a ritentare. E comunque lottando Rafter tiene questo primo game del terzo set. Sì, poteva avere un rimbalzo psicologico molto pericoloso, hai perfettamente ragione. Quello era il rischio, tiene bene, però sai, dentro la testa, guarda che quel vantaggio di 4-1 rimane scolpito per sempre, perché può fare cioè può farti perdere questa finale. Non ci si può fermare dopo il primo game di ciascun set, anche nell'eventuale quinto set. Non c'è più la sosta dopo il primo game e si riparte subito con l'ace numero 16 di Sampras. A 212 km all'ora. Quindi questo è il suo record, oggi almeno in finale. Sì. Senti Angelo, secondo me finiscono questo set e poi basta. 30. Non ce la facciamo. Matematica. 30-0. Che numero è questo, Lea? 7-17, mamma mia, una combinazione diabolica, eh? 40 love.
Questa è quota 18, Sampras può salire ancora di più. '18 erano Yates che Rafter in 5-7 aveva realizzato contro Agassi in semifinale. Io credo che nessuno nel circuito sia capace di giocare una simile demi-volée. Il principe del tennis. Questo. Questa è magia più che altro. Poi riesce Lea, esatto, a fare queste magie con una facilità, con una semplicità, sembra la cosa più facile del mondo. Quella non la insegni. Uno pari, si riparte con Rafter al servizio. Dunque questo che è il decimo passante vincente di Sampras. Prima la risposta, bassa e poi il diritto. Sai, Sampras vince il suo turno di servizio a zero, l'altro arranca perché era parità. 15-0. Oh! Sai, l'unico che aveva parlato in favore di Pete Sampras è stato John McEnroe. Lui ha detto io prendo lui. Gli altri invece avevano tutti dato pronosticato vincente Rafter. Forse lui è stato obbligato anche a farlo come capitano. Nella sua veste di capitano. Sai, probabilmente ci credeva, conosce. Poi ha bisogno che Sampras vinca qua, anche in vista della semifinale di Coppa Davis, perché Agassi probabilmente non giocherà. Già dopo la sconfitta contro Rafter ha detto, dovessi decidere oggi, direi di no. È chiaro che Sampras, che aveva almeno questi problemi al piede sinistro, un'eventuale sconfitta potrebbe portarlo anche lui vicino al forfè, visto che ormai si giocherà tra due settimane la semifinale di Coppa Davis. Sta rispondendo in maniera formidabile Sampras, come nelle sue migliori giornate. Attenzione, c'è di nuovo la palla break, possibilità di fuga. Fuori la risposta Sampras, ma ha giocato con molto coraggio il servizio Rafter. È quel coraggio che gli è mancato forse, o anche un pizzico di fortuna, chi lo sa, nel tie break. La prima a 185 km all'ora. La palla del 2-1. Questo è un diritto che fa male. Fa male veramente. Vedi, c'è la grande differenza, questo Sampras che tiene con due ace a zero la propria battuta e l'altro prima ha salvato una palla break. E nel game d'apertura di nuovo Deuce, sai, non piccoli dettagli ma che fanno una grande differenza. Questo è l'ace numero 8 di Rafter.
Comunque la caviglia non ha preoccupato assolutamente Sampras, sembra assolutamente a posto, si è spostato bene, non ha accettato lo scambio, però non possiamo dire che la caviglia gli sia stata di peso. No, in nessun episodio ha dato l'impressione Sampras di appoggiare il piede sinistro con un po' di impaccio, assolutamente concentrato sul suo tennis. Certo, non abbiamo visto degli scambi intensi da fondo perché si è giocato in pratica sull'1-2, sul serve and volley, ma questa era un po' la tattica che tutti ci aspettavamo, non poteva essere altrimenti. Sicuramente sono due giocatori che stanno giocando vicinissimi al loro miglior livello, ma direi che il rapporto anche all'importanza di questa finale, perché Sampras ha questa porta aperta con la storia, con il settimo titolo a Wimbledon, con i 13 titoli dello Slam, superando così anche Roy Emerson, ecco, stanno veramente dando il massimo, perché poi è facile giocare così in una finale del torneo di Cincinnati o una finale di un altro torneo, non è così facile giocare su un palcoscenico come questo. Ma soprattutto poi con le difficoltà disumane di questa pioggia, perché le interruzioni, i problemi mentali, sono mille le cose. E quindi abbiamo Sampras alla battuta, ha tenuto il servizio in questo terzo set mettendo a segno due ace senza perdere un 15. E 15-0. Siamo quasi alle 2 ore di gioco. Ace numero 19 per Sampras, 30-0. E indubbiamente il servizio sta crescendo a dismisura. Non ha ceduto un punto negli ultimi 4 turni di battuta Sampras. In questo caso commette un doppio fallo e questa è la ragione per la quale Rafter riesce ad avvicinarsi di un 15. È il decimo doppio fallo di Pete Sampras. Ci arriva, no, ma dalla parte sbagliata, però guardate il regalo e controregalo con Pat Rafter che era finito dall'altra parte del campo, infatti Pete si gira e lo guarda stupefatto perché c'è stato un lancio di racchetta da parte di Rafter che è uscito per la tangente, ha giocato, ecco riguardiamolo, lui gioca questo diritto incrociato proprio addosso, poi è disperato perché è convinto che sia finita e poi lancia la racchetta per un tentativo impossibile. Comunque non cambia molto perché 40-30 della palla del 2-1 per Pete Sampras. Sul nastro, la volley di diritto. Qui c'è un piccolo smarrimento da parte di Sampras, un lieve calo, è la prima volta in cui, dicevo, i 4 turni di servizio non ha mai lasciato avvicinare l'avversario, sempre a zero. È vero. In questo caso ha commesso il suo decimo doppio fallo e poi c'è stato un brutto errore. Questo è fuori la slice. Non va ancora il passante di Rafter. Ancora la palla del 2 pari per Sampras.
Direi che la differenza fino a questo momento l'ha fatta senz'altro il passante, un passante che non... Insomma, però fa parte anche del gioco dell'australiano, lui è un attaccante puro, quando si trova in difficoltà, sai, il passante è il colpo più difficile da giocare. E l'ace numero 21 di Sampras. Siamo due pari. In tutto l'incontro Rafter insomma ha iniziato comunque a faticare molto di più rispetto ad un Sampras che adesso sta uscendo anche di grinta. Eh sì, perché prima aveva quest'aria, quando è entrato aveva un'aria, è tutto il torneo che ha un'aria languida, rassegnata, io ho detto alla pressione bassa, adesso finalmente due reazioni quando ha vinto il tie break. Quando è riuscito a recuperare da quell'1 a 4, lì sembrava spacciato. Comunque bisogna inchinarsi alla forza di questo giocatore, questo Pete Sampras, fantastico. Guarda che oggi ha esibito un grande tennis, perché Pat Rafter ha avuto veramente il coraggio di attaccare in continuazione, solo che l'ha fatto lavorare tantissimo, lo sta massacrando. È un Sampras che ha dichiarato proprio in questi giorni: io mi alleno e duramente tutto l'anno cercando di combattere anche i tanti infortuni che subisco con l'obiettivo di vincere a Wimbledon. Thank you, the players are ready. Thank you. Avanti ora di un break, un set pari 3-2 Sampras. Meglio non si può. 15. Vedi la differenza, cioè lui possiede una risposta al servizio che fa dannare Rafter. Nel caso di Rafter la cosa è diversa. Oh! 13. E 30-0. Ecco, certamente facendo una differenza anche tra questi due campioni, Rafter non ha certo il talento tennistico di Sampras, così come Sampras non ha lo stesso talento atletico che ha l'australiano. Comunque diciamo, per la squisitezza del tennis, per la bellezza, la perfezione, Sampras è superiore, sarebbe giusto una sua vittoria. A 209 km all'ora. Dan Sampras tiene ancora a zero, sì. E come si è tolto dall'impaccio Sampras su quella di Nivolé, in cui magari Rafter avrebbe avuto più problemi. E invece lui è riuscito a trovare profondità, poi ha messo fuori il passante di rovescio Rafter. 4-2 Sampras. Dà un'occhiata al cielo per vedere le condizioni non soltanto delle nuvole, ma vedere fino a quanto si riuscirà a vedere, perché insomma avanti 4-2, poi bisogna vedere se il giudice arbitro decide di sospendere. Love 0-15. Comunque ti assicuro che io oggi ero assolutamente convinta di non vedere in campo un Sampras così valido. Questo è un campione troppo più forte degli altri, se pensi che per 15 giorni ha giocato vincendo senza mettere tutto il suo talento, cioè 50%, lasciando andare delle palle, senza impegnarsi fino in fondo, senza faticarsi. Sai, devi essere molto superiore per riuscire a farlo. 30-15. Ora il cielo è sereno, mancherebbe una mezz'ora di luce, a mio avviso, per andare fino in fondo. Speriamo di farcela, sarebbe più giusto così. Ecco, rimasto dietro adesso Rafter, sulla seconda. E non se l'aspettava probabilmente Sampras. Questo è il primo errore che commette dalla sua angolo preferito.
Ed è il secondo scambio di tutto l'incontro. Questa è la cosa incredibile. L'ace numero 10 di Rafter, ma Sampras continua a rimanere avanti 4-3, soprattutto avanti di un prezioso break. Sampras leads 4 games to 3, third set. One. Che va a segno di Rafter. Comunque tutta la parte che gioca, cioè i rovesci, la volée di rovescio e il rovescio, lui incrocia sempre. Questa è una costante. Ecco, qui ha provato a fare il Sampras. Grande pochezza. 15-0. Ha girato la palla con il diritto, ma si è inguaiato. Quindi ci pare. E poi anche quello non è uno schema da Rafter, lui difficilmente va a girare il rovescio con il diritto. Solo che lui a questo punto è respinto sulla linea di fondo, vedi che se l'altro lo incolla lì, sai, diventa difficile cercare di fare questo, quello che chiamano chip-and-char, cioè fare questo chopper scendere. Io lo definisco in un modo diverso, ma è moderno chiamarlo così. Però bisogna che Sampras serva corto perché lui possa, non riesce neanche a mettere certo, la qualità, ecco, della seconda di Sampras fa in modo che Rafter non abbia la possibilità di aggredirlo, cosa che invece era successa nella semifinale, perché sulla seconda di Agassi, una seconda molto più attaccabile, Rafter lì era riuscito a dare pressione all'avversario. Ancora due palle per Sampras per salire 5-3. Questo servizio che fa male. Percentuale ancora molto alta, perché quando ha messo dentro la prima, Sampras finora ha ottenuto il 92% di punti. Si cominciano a vedere le luci nelle porticine dietro, però non è ancora comparso Mills. Eccolo lei, forse sì, vediamo la testa, forse eccolo. È lui? Adesso, no, forse no, non lo so. Sì, sì, adesso siamo abbastanza lontani. Lo inquadreranno però, sembra proprio lui. Il rischio è che interrompano dopo questo set. Tu che dici? Se lo vince Sampras, lei probabilmente vanno ad oltranza. In generale in Coppa Davis si stabilisce alla tale ora si smette, probabilmente anche qui c'è un'ora, anche se quando è nuvolo magari appunto diventa buio un po' prima. È completamente fuori Rafter. Il ritardo sulla volée di diritto, 15 pari. Ha faticato molto, ha faticato più dell'avversario insomma, sempre stato bravo perché è riuscito sempre a fargli giocare, a costringerlo a piegarsi, a giocare sta volée, l'ha fatto diventare pazzo. Grande Rafter, qui riesce a trovare una traiettoria impossibile, undicesimo ace per lui. Quello che è il servizio chiamato kick, così carico di rotazione ad uscire. Game Rafter. Tiene il servizio Rafter, però dopo il cambio di campo Sampras potrà servire per salire in vantaggio di 2-7-1. Completato. Tra l'altro qui a Wimbledon c'è il resale ticket, i possessori di biglietti che lasciano l'impianto prima della fine della giornata con i match ancora in corso possono lasciare questi biglietti in un box, in un'apposita cassetta, e poi questi biglietti vengono rivenduti a prezzi bassi e l'entrata poi viene devoluta in beneficenza. Allora adesso è l'ace di Sampras numero 22 con il numero 1 del seeding che serve per il set.
Gli servono 3 punti per passare a condurre 2-7-1. Il problema è che se fai cominciare una quarta partita, poi devi andare, lasciarla andare fino in fondo, eh? Con la seconda. Ace con la seconda di Sampras, 23esimo ace. Questo è un segnale di grandissima fiducia. La vera chance che aveva Rafter era quella proprio di passare avanti con 2 tie break, allora sai, recuperare dietro di 2 set sarebbe stata durissima. Comunque è un Sampras che merita, un Sampras che dimostra di essere il grande campione. Il campione che dovrebbe essere celebrato come l'uomo più forte della storia del tennis. L'ace di Sampras ne ha messa a segni 3, ne ha messa a segno 3 in questo game, a 196 km l'ultimo, Sampras passa in vantaggio 2-7-1. Vediamo se succede qualcosa, se si avvicina qualcuno, siamo qui in agguato, no? C'è il signore che deve misurare la rete, quindi si gioca, si continua a giocare, sono le 20:24 ora di Londra e 2:25, quindi magari ce la facciamo, Angelo, a vedere la fine. Mi dispiace a questo punto perché se finisce è in favore, è in sfavore di questo giovanotto inquadrato che è molto simpatico, che a noi piace molto e che tutti vedevamo, forse lui stesso era convinto a questo punto di vincere, perché tutti quelli che ho intervistato hanno parlato in suo favore, nessuno, al di là di McEnroe, che forse l'ha fatto perché è capitano, ma nessuno pensava che Sampras potesse farcela. Tu hai parlato anche con i colleghi in sala stampa, sì. Quanti di loro? Ma il 90% era per Rafter. Devo dire, Lea, noi proprio prima di questa edizione di Wimbledon abbiamo passato la settimana precedente dei filmati, i cosiddetti golden moments di Wimbledon, tutti i momenti topici in cui c'erano state le occasioni che avevano fatto la differenza nelle finali, sì, nelle storiche finali. Ecco, proprio quel 4-1 nel tie break del secondo set è un golden moment, un momento d'oro in questo caso che ha fatto la differenza almeno finora per Sampras e può farlo proprio per questa finale. Inizia a servire, ecco, questo potrebbe dare un po' più di coraggio. Rafter inizia a servire per primo e con le palle nuove in questo primo game del quarto set. Certo, Sampras sembra un Remida con la risposta di rovescio. Nona risposta vincente. Sampras in carriera ha vinto 39 milioni e rotti di dollari e qui a questo punto è un altro milione e quasi un milione, un altro milione e mezzo di, no, è il vincitore, un miliardo e mezzo di lire, esatto, sì. 1,5 miliardi di lire. Che conta poco, questo è un numero che diamo perché sì, insomma, è doveroso, però penso che è l'ultimo pensiero che hanno nella testa, sia Sampras che Rafter. Sarebbero decisi a cederli in beneficenza pur di vincere, quello certamente. È sicuro. Forty, 15.
40-15. Comunque, un game siamo di Rafter per partire almeno in vantaggio in questo quarto set. Non è il giocatore comunque Rafter che subisce tracolli, non è assolutamente ecco il giocatore che ha alti e bassi. No, ma soprattutto non era segnato e c'è anche da dire che dentro la sua testa è ben chiaro che se riesce a portare a casa questo set, domani si gioca la partita su un set solo, seppur giocato ad oltranza, cioè capisci, ha ancora un margine per sopravvivere. Certo deve pregare che Sampras non serva come ha fatto fino adesso. Ci arriva. E qui bravo Rafter in allungo a riuscire comunque a coprire il rovescio. Molto bravo, bella anche l'immagine da qui. Quindici pari. Queste sono le chance, vedi, lui non deve essere obbligato a giocare la seconda, non dovrebbe, poi ovvio che non lo fa apposta, ma sai. Adesso è indietro di un punto Sampras, questo turno di battuta. 15-30. D'altra parte Sampras nell'ultimo turno di servizio ha messo segno 3 ace, quindi è solo logico che ci provi, continui a provare. Sampras che è rimasto a coprire l'angolo giusto. Direi che conosce bene il suo avversario. 31. Quindi la palla del 1 pari in questo quarto set con Sampras in testa per 2-7-1. E qui trova una buona prima a 202 km all'ora. Finora 24 ace per Sampras, 11 ne ha realizzati Rafter. Si gioca da 2 ore e 32 minuti. E questa è la riga. Questo è il kick service. Eh sì. Questa molto, rotazione sì, esasperata, che poi è ottima ovviamente per chi gioca al serve and volley, perché consente proprio di attaccarsi alla rete. Che splendida risposta in back. 15-15.
Anche per questo, insomma, Sampras è il giocatore, Lea, tra quelli giocatori dell'era moderna che più ricorda i grandi campioni australiani. Insomma, lui ha preso come modello Sampras proprio Rod Laver. Ma infatti è verissimo, poi riesce a giocare così avanti, riesce ad avere una visione così nitida del gioco. E poi ha questa classe infinita. 30-15. Laver, che è stato l'ultimo giocatore a realizzare il grande slam, un grande slam che a Sampras è rimasto purtroppo impossibile da realizzare perché non ha mai vinto il Roland Garros, probabilmente non lo vincerà mai, magari cambierebbe anche qualche titolo vinto a Wimbledon, ma insomma ha fatto anche una scelta differente. 30. Questa è brutta, eh? Perché qui rimane di nuovo pericolante sul proprio turno di servizio Rafter. Quindi sai, quando comincia a essere sempre con questo 30 pari, è la palla che può dare il punto break, il punto di fuga all'avversario. Guarda cosa gli arriva tra i piedi. Bravissimo Rafter, perché la qualità ancora della risposta di Sampras era eccellente, la rivediamo, e qui Sampras l'ha tirato, come si dice, l'ha tirata fuori dalle scarpe. Terzo scambio di tutto l'incontro, i due a fondo. Questa è una rarità? Oddio, cosa ha fatto? Chiama a rete l'avversario, mi sembra. E beh, l'unica follia dell'incontro, una grande improvvisazione, perché non si è mai vista una cosa simile. E non è facile scherzare un certo Sampras. Rafter, che è stato bravissimo nel giocare questo lob con la volée, ha preso in contropiede Sampras, tiene il servizio, sale 2-1 nel quarto set. Splendida volée di rovescio. Hai visto la profondità poi? Impressionante. 15. È andato più a rete Rafter e ha ottenuto 22 punti con la volée contro i 10 di Sampras, però ecco, Sampras spesso è riuscito a finire direttamente il punto con il servizio, quindi ha dovuto quindi giocare meno volée, come in questo caso, ecco. Non ha bisogno neppure di giocare una comoda volée, basta l'ace, in questo caso è il numero 25. Si ripete il 209 km all'ora. Rischia molto, anche qui una prima a 202 km all'ora. Ai ai ai, ha cercato la via complicata. D'altra parte, cosa poteva fare Rafter lì? Fortino. Addirittura era stato bravo Rafter qui a giocare uno schema, interpretare uno schema molto difficile, aveva risposto ed è andato a rete. Però ancora la volée di Sampras. È 40-0, deve ripetere la prima di servizio. Grande risposta qui di Rafter. Solo che la trova sul 40-0 per Sampras.
Game Sampras. Ancora l'ace di Sampras, numero 26, siamo due pari nel quarto set. Sai Angelo, adesso qui la telecamera, cioè le telecamere un po' ingannano perché è molto luminoso lo schermo, ma vedete le cabine, queste Eccoci sono le qua. Cabine dove siamo noi, la nostra l'abbiamo tenuta spenta, accendiamola, però è buio ormai, sul campo si vede veramente, sì, sicuramente cioè, rispetto molto più scuro. All'immagine che sì. C'è sul monitor che avete voi a casa, in realtà sul centrale c'è una situazione che inizia a essere un po' difficile per la visibilità dei giocatori. E sai, indietro di un 15 con la seconda di servizio, insomma tutto in salita, non è facile. L'altro guarda come entra bene nel campo, guarda come risponde, sicurissimo, 0-30. E 0-30, serve un break a Sampras per prendere un vantaggio che potrebbe rivelarsi poi incolmabile per Rafter. Bruttissimo errore, forse il più brutto. Tre palle break. Tradito in questo caso dal suo colpo più forte, quella volée di rovescio che funzionava alla perfezione nel primo e nel secondo set. Ora sono tre palle del 3-2 per Sampras. Annulla la prima. È solo che la strada del recupero è lunga, Insomma 11 palle break complessivamente e ne ha convertite una soltanto finora. Quella palla break è quello che gli ha dato il terzo set in realtà, quindi pensate che difficoltà ha di fronte a sé Rafter in questo momento. Questo è il quarto scambio da fondo campo di questa finale. Il problema è che c'è ancora un 15 da salvare. 30-40. 30-40 dopo il back di rovescio di Sampras a rete. C'è adesso il pubblico che è partecipe di un momento che può essere decisivo. È buona. Pensa, l'ha lasciata andare. Non so, adesso vedremo, ce lo faranno vedere al replay. Io ho avuto la sensazione che la lasciasse andare via. Rafter, non so se non c'è arrivato. Ha già cambiato, è già seduto, quindi Rafter probabilmente si è accorto che la palla ha toccato sulla riga. Questo è l'episodio che può dare a Sampras il settimo titolo a Wimbledon. C'è il break. Sampras già avanti 2-7-1, adesso è 3-2. Eccolo qua, rivediamo. E non l'aveva Vedi colpita che l'ha lasciata, perfettamente. L'ha lasciata andare. Poteva farcela. Non l'ha centrata rovescio. Sampras, forse anche per questo Rafter, pensava che la palla terminasse fuori. Vedi che anche lui era convinto che finisse per uscire. Ha avuto poi fortuna. Sampras, che è abbastanza distaccato, perché lui è uno molto regale in campo, ci si accorge da queste sue esplosioni di gioia, di grinta, che si accorge che è il momento che può essere decisivo. Intanto stanno calando le tenebre, io voglio vedere la cerimonia di premiazione, se la faranno con i faretti, perché si vede, si comincia a vedere male.
Tre turni di servizio separano Sampras dal tredicesimo titolo dello Slam. E qui ha rischiato, è entrato dentro il campo a giocare la risposta a Rafter. Ma è 15-0. Sai, c'è anche da dire che lui non sa più cosa fare. Lui ha commesso veramente un paio di errori che sono stati fatali nel tie break del secondo set, quando ha condotto per 4-1. Per il resto ha giocato una partita più che onesta, ha giocato anche bene. L'altro si è dimostrato più sicuro nella risposta e perfetto nel passante. Gli concede una piccola chance, un doppio fallo. Doppio fallo numero 11, 3 in più di Rafter, ma nel computo degli ace 26-12 per Sampras. Altra prima e continua a essere incredibile la percentuale di Sampras, perché quando ha messo dentro la prima ha ottenuto il 92% dei punti. Bravo. Bravo, sì, non facile, se l'è tolta di dosso, complicata era questa. È stato un po' un colpo da ping pong, Rafter, lavorando moltissimo con il polso. Ma poi sai, lui non è che sia uno specialista, guarda la palla com'è vicina al corpo, quindi se l'è tirata fuori quasi dalla pancia, non era facile. E lui, il passante, ha dimostrato di non saperlo giocare tanto bene oggi. Questo è fuori. Sampras si avvicina con me. La prima volta che comunque uno dei due giocatori chiede spiegazioni a Mike Morrissey. Guarda fuori. Che impressione ha avuto Lea? No, penso che tu abbia ragione. Quindi è seconda di servizio per Sampras, 30 pari. E doppio fallo che può far rientrare nella partita Rafter. Adesso ci siamo accorti che il pubblico è soprattutto dalla parte di Rafter, probabilmente vuole un quinto set, ma in quel caso lo vedranno domani. Incredibile come si riaprano delle situazioni, il nastro però gli nega questo punto importantissimo. Ha giocato una seconda Sampras a 190 km all'ora sul diritto di Rafter. Guarda con quanta determinazione, vedi, come on, lui continua. Ah. Palle che ha colpito il nastro. Sampras fa vedere ancora tutta la sua classe. Advantage Sampras della palla del 4-2. L'aiuto sicuramente del nastro, ma riesce a districarsi anche qui con grande talento. Attenzione, adesso la palla del 4-2.
qui mette fuori una volée non difficile per lui. No, no, questo è un passante impossibile. Prende il paletto, troppo pressato dall'avversario, un avversario che ovviamente ha anche tutto il desiderio di chiudere prima possibile questo match. Per sai, con l'oscurità che sta calando, l'idea di dover lasciare certo. Una partita così o finalmente mettere a segno. Grande risposta! Mamma mia! Questa degna veramente del miglior Ken Rosvall. Hai perfettamente ragione, guardate la bellezza, la perfezione è tutta australiana. Deuce. E ci sono tutti qui, i grandi del passato. Che splendida finale. Please. Vedi la differenza tra Sampras quando gioca questa palla di controbalzo, perché non si può chiamare una demi-volée, capito? Lui aspetta, Rafter ha troppa fretta, l'altro aspetta un po' di più e poi decide di colpire. Cioè c'è questa maggior saggezza, questa insomma forse la differenza tra un campione e un grandissimo giocatore. Questo ai ai. Non mi dire. Insomma, trema in questo caso, anche se è un tremolio impercettibile, però anche la racchetta di Sampras, perché insomma ha avuto due possibilità, tre sì, complessivamente, sì. Ma su due che ha fallito ci sono stati due errori con la volée e Sampras sarebbe potuto andare 4-2. Tanto sistema nuovamente le cose con l'ace numero 27. Questo è il grande vantaggio che ha lui rispetto agli altri, quando gli serve mette a segno l'ace, e quello è la teoria di Borg, cioè quello che ha sempre detto, scusa, Boris Becker. Dice, questa è la grande differenza che ha Sampras rispetto a tanti altri. Anche qui una prima l'incrocio delle righe, non è ace, ma è servizio vincente, Sampras con il servizio sale 4-2. Ed ora direi che a questo punto è impossibile più fermare questa partita. Deve fare il miracolo Rafter, riuscire a portarla a casa. L'unica sua chance è recuperare un break e poi eventualmente giocare il tie break, ma sai, è tutto in salita, è durissima. Giustamente si gioca il tutto per tutto, vedi. Serve un volley che va a segno. Con questo eterno rovescio incrociato. E qui appoggia, deposita proprio dall'altra parte con la mano questa risposta, Sampras, che possiamo rivedere. 15-0. Anche qui non si può. Cioè lui deve lasciare o lascia rimbalzare o se no il passo avanti, ma siccome il passo avanti non riesce più a farlo, questo è proprio un brutto errore. 15-30, ancora un'inquadratura, vedete come buio. Queste sono le cabine dei commentatori della televisione dove abbiamo abitato praticamente per 15 giorni, Angelo. Eh sì, la nostra soffitta ha una postazione per l'altro bellissimo, proprio posizionata sulla riga centrale del servizio. Sono due palle del 5-2. Adesso due palle break da salvare che valgono almeno come due mini match point.
poi da difendere con la seconda di servizio. Sì. Ecco l'arma 5-2. Che ha fatto la differenza in questa finale. Una delle armi, oltre il servizio, anche la risposta. L'aveva detto Rafter, l'aveva detto anche Sampras, che probabilmente tra due attaccanti la differenza l'avrebbe fatta chi avrebbe risposto in maniera più continua. Comunque impressionante quello che ha fatto Sampras questo pomeriggio. Io ripeto ancora una volta, a costo di essere noiosa, nessuno se l'aspettava, nessuno l'avrebbe mai detto. Lui ha tenuto quelle energie che gli servivano, è stato coraggioso perché è rimasto aggrappato alla partita quando sembrava destinata ad andare tutta in favore dell'avversario. Praticamente avevamo Pat Rafter che in testa 4 punti a 1 nel tie break del secondo, con un primo tie break messo a segno, era niente, il padrone di questa finale. Ora a Sampras servono 4 punti per il risultato storico, la sua 7ª vittoria a Wimbledon, il 13° titolo del Grande Slam, che cos'altro può chiedere? Partono flash dappertutto, adesso ci sarà l'arbitro che chiederà un po' di, ecco, sentite, no flash, un po' di compostezza al pubblico inglese. Sale allora la tensione sul centrale, Sampras serve per il suo 7° titolo a Wimbledon. 15-0. Meno 3, contrarovescia che comincia. Altra prima di Sampras. Meno 2. 30-0. 13-0. È praticamente incontenibile l'emozione del pubblico. E questo è fuori, il rovescio di Rafter finisce fuori, ci sono 3 match point a disposizione di Sampras. Un piccolo 15 lo divide da un risultato storico mai ottenuto da nessun altro campione nella storia del nostro sport. Ed è gioco, partita, incontro. Sembrano i fuochi d'artificio sul centrale, con tutti in piedi, partono tutti i flash. Un grande risultato, bravissimo, bravissimo, niente da dire. E allora, dopo 2 ore e 57 minuti di gioco, dopo aver perso il primo set alla tie break ed essere stato sotto 4-1 nel tie break, Sampras ha imposto tutta la sua classe. Guardate queste immagini di grande emozione da parte di Pete Sampras, che piange. È una finale bellissima che ha rischiato sicuramente di perdere. Sampras era arrivata a questa finale faticando, si è temuto addirittura per un forfait nel corso del torneo, ha faticato insieme a lui tutto il suo angolo, tutto il suo clan, e alla fine, proprio nel momento decisivo, è uscito fuori Sampras giocando un match direi perfetto sotto il profilo del servizio, perché 27 ace con percentuale del 62% di prime, e quando ha messo dentro la prima ha ottenuto il 90% dei punti. Ma applausi meritati, grandissimo, un grandissimo Sampras. Naturalmente la cerimonia di premiazione verrà accelerata il più possibile, perché ormai è notte, mancano 2 minuti alle 21, ora inglese. E c'è il rammarico ovviamente di Pat Rafter, che è andato molto vicino a realizzare un grande sogno. Però diciamo che tutto sommato la storia merita un campione del livello di Pete Sampras, che insomma, pensate che momenti di emozione infinita. Deve essere, non so chi sia questo signore inquadrato, perché non ce l'hanno detto. È il, forse potrebbe essere il padre, sì, potrebbe essere la mamma, sì, perché lui li aspettava, anche lui a Wimbledon
loro viaggiano pochissimo e Sampras aveva chiesto, ecco, la loro presenza anche in questo torneo, così come stamattina erano arrivati i genitori di Rafter. Bella questa immagine con Sampras che controlla, ecco, le persone che hanno contribuito, che sono stati accanto e che hanno contribuito a questo suo ennesimo successo. Intanto ha fatto l'entrata la duchessa di Kent nel campo, non rinuncia a scambiare due parole con i raccattapalle, i giudici di linea. Ritorna nella sua posizione Pete Sampras, sempre molto composto. Adesso vediamo, però sta facendo un attimo, ho detto sempre composto, è partito per la sua scalata anche lui, va a raggiungere i genitori, guarda. Ah, è bello allora, vedi? Sì. Eccoli là, si sta avvicinando. Giorgia e Sam ci dicono. Eccolo dalla regia. Papà Sam e mamma Giorgia che l'hanno seguito pochissimo, perché Sampras ha sempre spiegato che soffrono terribilmente a seguire i suoi match, ma lui ha spinto perché adesso sono andati in pensione, quindi Sampras ha detto non hanno più scuse. Per me il massimo sarebbe averli a Wimbledon e ce l'hanno fatta. Beh, una grande emozione, indubbiamente, pensate che meraviglia. E solo che abbiamo la duchessa di Kent in campo che aspetta che Sampras faccia la sua discesa. Ecco che torna, accompagnato dal cerimoniere, è perché non si può attendere oltre, per poco è notte. Poi per noi uscire da questa cabina sarà una tragedia, perché usciremo assieme ai 18.000 spettatori rischiando di essere travolti per raggiungere i nostri posti in sala stampa, dove dobbiamo concludere i nostri rispettivi compiti. Sì. Questo è un messaggio ai nostri giornali. Ed ecco l'applauso per Patrick Rafter. Adesso sentiremo anche poi quello che avranno da dire i due giocatori, come ieri abbiamo sentito le parole di Lindsay Davenport e di Venus Williams. Il piatto d'argento per Rafter, per lui anche un assegno di 750 milioni di lire, un australiano di nuovo in finale, comunque a Wimbledon, bravissimo Rafter, perché lo spettacolo sicuramente lo ha completato anche lui con un match capolavoro contro Agassi, è un match in cui è mancato qualcosa, ma è un Rafter che si conferma campione. Ed è un trionfo per questo magnifico campione, Pete Sampras, che per la settima volta riesce a mettere a segno questa incredibile vittoria. Vincere Wimbledon sette volte, non era mai riuscito a farlo nessuno. Renshaw, ma nell'Ottocento, quando si giocava il Challenge Round, e tredicesimo titolo del Grande Slam, di più non si può. Però lui può ancora farcela, perché tra l'altro 28 partite di fila conquistate qui a Wimbledon. Il tutto poi a 29 anni, ha avuto molti infortuni Sampras, ma con la classe che si ritrova può andare anche oltre questo tredicesimo titolo dello Slam. E Mike Morrissey che viene premiato anche lui, e poi cioè è già pronta su Barker. L'intervistatrice della BBC, amica, Lea. Ricordiamo, semifinalista nell'edizione, quella del centenario del 1977, che vinse Virginia Wade, lei perse in semifinale da Betty Stowe. E c'è anche un premio naturalmente per Alan Mills, l'uomo della pioggia, che da tanti tanti anni è il giudice arbitro di questo torneo, è sempre in maniera impeccabile. È stato un giocatore, sai, lui tanti anni fa, non tanto forte. Veniva in Costa Azzurra con la moglie a giocare. Ed ora ecco che entra Subac. Bene, signore e signori, non è stato il più bel giorno dal punto di vista meteorologico, ma valeva la pena di restare qui perché abbiamo visto un match meraviglioso. E Pat, it's great to see you, Pat, è fantastico vederti, visto che hai recuperato da questo problema alla spalla. Ho avuto la mia opportunità oggi, ma quando giochi contro campioni come Pete devi non sprecare niente.
That's the way it goes, but hopefully I'll be back next year and così è la vita. Spero di essere di ritorno l'anno prossimo e vedere quello che accade. And just one other question, Pat. E ancora un'altra domanda. Quando l'anno scorso hai fatto l'operazione, avresti mai sognato che questo ti sarebbe capitato? Dice, no, io non mi aspettavo niente quest'anno e qualunque cosa mi sarebbe andata bene. Questo è veramente un gran risultato per me. Sarebbe stato fantastico vincere, ma il secondo posto non è male. Pete, tutti hanno visto quanto emozionale sia stato, quanto emozionante è stata questa vittoria con il record infranto di 13 titoli del Grande Slam. Ed io penso che noi vogliamo sapere quanto significa per te. Significa tantissimo per me, i miei genitori sono qui, sono arrivati oggi. I love Wimbledon, I love playing io amo Wimbledon, amo giocare qui e quindi voglio ringraziare tutti per avermi sempre incoraggiato nel corso di tutti questi anni e io mi auguro e prometto di essere di ritorno il prossimo anno. Ha menzionato anche i genitori. Hai menzionato i tuoi genitori? È la prima finale di un grande slam che ti ha visto giocare? No, mi hanno visto. Negli US Open e pensavano che qui. Loro mi hanno dato l'opportunità di giocare questo bellissimo gioco. C'era qui anche la mia fidanzata Bridget e tutto questo mi ha aiutato nel compito. I genitori aveva detto in precedenza che avevano assistito alla sua vittoria negli US Open. Non è stato facile con il problema della caviglia, quindi è speciale oggi. È sempre stato speciale vincere qui anche in passato. Questo è il più grande evento che esista nel tennis. Il match oggi poteva andare da una parte o dall'altra se avessi perso il tie-break del secondo set. Dice, io non sono tanto religioso, ma avevo bisogno di un aiuto da lassù. Ha giocato 54 match negli ultimi tre anni e ne ha perso uno solo. È un record strepitoso. Immagino che Boris Becker chiamava questo il suo giardino di casa. È bellissimo di tornare a casa. Io adoro giocare a Wimbledon e tornerò sempre, anche se non giocherò più a tennis, per essere magari nel Royal Box e vedere tanti giovani ragazzi giocare. C'è ancora hai ancora tempo davanti a te perché sei giovane. Sì, tornerò ovviamente l'anno prossimo ed è bellissimo giocare con dei gentiluomini come Pat. Bellissime parole. Così tornerò, questo non c'è dubbio. Non so cosa dire, grazie tanti. È stato il più bel momento della mia vita. Grazie. Congratulations, thank you. Pat Rafter and Pete Sampras. E speriamo anche noi di essere di nuovo qui il prossimo anno. Dopo queste dichiarazioni dei giocatori, noi ci avviciniamo alla conclusione. Prima però alcuni ringraziamenti doverosi a tutto il nostro team di Stream con Fabio Guadagnini in testa e la nostra redazione con Dante De Giulio, Laura San Girardi, Emiliano Scalia, alla regia di Renato Pezzella, il coordinamento di Matteo Messina, ai nostri commentatori d'eccezione che sono stati qui la prima settimana, Paolo Bertolucci, Nicole Pietrangeli la seconda. Devo dire, per me sarebbe stato già bellissimo entrare solo a vedere il torneo, figuriamoci poterlo commentare e avere accanto a te Lea.
Grazie, grazie Angelo, è stata un'avventura che abbiamo amato tutti. Bene, su questo bacio, sul trofeo di Sampras, cala il sipario sull'edizione di Wimbledon numero 114, è davvero tutto. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, però ancora la linea per l'ultimo saluto a Fabio Guadagnini. E un bacio da Lea Pericoli. Beh, un bacio che ricambiamo di cuore, no, semplicemente ancora qualche secondo per ringraziare anche voi che ci state seguendo da casa anche per questa immensa finale maschile. Non potevamo finire meglio questa nostra esperienza a Wimbledon. Il grande tennis su stream continuerà anche nel prossimo weekend, abbiamo un torneo ovviamente di caratura minore, il torneo di Bostad, che però ci servirà e sarà molto importante per capire anche quali sono le nostre ambizioni per un importante spareggio, quello di Coppa Davis della fine di questo mese contro il Belgio. E poi è un'occasione per farvi vedere un po' anche alle mie spalle in questo momento com'è Wimbledon la notte realmente, com'è questo club che ci ha ospitati, che ci ha un po' sopportati con la nostra invasione, con le nostre oltre 400 ore di programmazione nel corso di queste due settimane. Vedete che è tutto tranquillo, tutto placido, e questo è Orange Park, dove c'è ancora una luminosità sufficiente. Vedete che il pubblico non ha ancora abbandonato questa zona, quest'area all'aperto che ha presidiato gelosamente per tutta la giornata per seguire, pensate, la finale maschile da un mega screen, quindi praticamente avere un servizio molto simile al vostro, però c'era questa religiosa promiscuità, diciamo così, con i grandi campioni nel tempio del tennis mondiale, che ora per i prossimi mesi fino all'ultima settimana del mese di giugno del 2001 sarà placido, tranquillo e soprattutto sarà inviolato, perché nessuno o quasi nessuno potrà assolutamente calpestare l'erba più famosa del mondo. Noi siamo in chiusura, allora Angelo giustamente ha fatto i ringraziamenti a tutta la nostra squadra, gli amici di Samipa che ci hanno aiutato per l'aspetto realizzativo produttivo qui, io ringrazio anche i nostri amici dell'emissione e anche i colleghi che hanno dato vita a Wimbledon Channel, il nostro canale parallelo, il nostro canale gemello che per 12 giorni ha dato una doppia opzione di scelta a tutti voi, e grazie anche per le vostre email alle quali risponderemo sia per i complimenti e anche per le critiche, perché se costruttive possono aiutarci a crescere e a rafforzare la nostra squadra, e nella nostra squadra in questo momento ci siete anche voi. Grazie ancora e arrivederci ai prossimi grandi eventi di grande sport e grande tennis su SportStream.